Successo. È successo. È successo che ho fatto le missioni in Phoenix Point, le registrazioni, e sono andate perdute. Per vostra fortuna erano solo episodi filler, quindi tra poco vi racconto che cosa è successo. Dopo la sigla. Allora, breve racconto intanto che cosa abbiamo combinato. Abbiamo creato un nuovo aereo che abbiamo anche rinominato vari aerei. Adesso abbiamo creato un nuovo aereo da 8 persone. Abbiamo preso qualcuno di quelli che era in panchina, l'abbiamo schiaffato brutalmente su questo nuovo aereo, sperando che facciano la differenza. Allora, alcuni li abbiamo lasciati ancora che alleggiano intorno alla base in modo che si rinforzino. Abbiamo un disperato bisogno di altre armi, Rebuke, Shargun, roba simile. Quindi abbiamo bisogno di materiali. È creato un nuovo team. Un paio di nuovi team, a dire la verità. Fire Rain ha urgentemente bisogno di un altro, di un rebuke o di un lanciagranate in generale, cosa che non possiamo dargli in questo momento. Abbiamo Delta, abbiamo creato quindi Delta Support, che è un aereo che dovrebbe andare insieme a Delta. Abbiamo distrutto un po' di strutture di Pandorani, tra cui un'altra Citadel che era qui, distruggendo la silla. Era qua, ce n'era un'altra qui, quello che abbiamo appena distrutto. Epsilon sta andando verso la base a curarsi. Benissimo. Foxtrot potrebbe andare a distruggere questo Pandora Lair se fosse distruggibile. Abbiamo Charlie che sta andando a commerciare. Allora, abbiamo creato sostanzialmente nuovi team, abbiamo distrutto roba e stiamo cercando di allearci con tutti. Siamo alleati con Sinedrio, abbiamo la missione da fare per allearci anche con New Jericho. Nel frattempo abbiamo delle ricerche che vanno avanti e stiamo decidendo di andare verso il finale di New Jericho, quindi stiamo facendo Mission Preparation. E ci dà anche un bonus sulla velocità dei nostri aerei. Abbiamo una marea di ricerche che non ci servono. Questa è l'unica altra ricerca forse che ci serve per la cosa. Mentre se vedete non abbiamo, se non gli diamo una mano a questi di discepoli di Anu, non troveranno mai nessuna ricerca. Dovrebbe servirci allearci con New Jericho per fare lo stesso buff di cose. E già che ci siamo, vediamo se riusciamo a sbloccare questa missione. Delta Support gli manca un soldato, tra l'altro. Chi c'è sopra Delta Support? Abbiamo un Terminator, un Heavy, il lanciagranate, un cecchino, secondo cecchino e un assalto. E qui chi abbiamo a disposizione? Un assalto e un infiltrator. Abbiamo anche un bel veicolo che potrebbe servirci, soprattutto per andare a reclutare altra gente. Non abbiamo altri cecchini né niente. O facciamo che questo diventa un cecchino, non è una idea, anche perché punta alla velocità questo qua. Abbiamo
niente agenda da spavento, oltre che di cibo che non ci basterà mai. Reclute? È solo un berserker. Potrebbe diventare un berserker infiltrato, mi interessa. Fiffa. È una come interessante, proprio non ci serve. Andiamo a fare. Commercio cibo per materiale. Non c'è nessun materiale, molto molto bene. Arriva. Cibo per materiali, grazie. Così possiamo già buttare dentro nella coda un altro lanciagranate. No? Manca 125. Ah, Moon Mission Preparator. Forse ci serve Gothian Receptacle. Tra le altre ricerche ci interessano poco e nulla. Giusto? Ok. Possiamo anche prendere la tech. Che dici, ci riproviamo, andiamo a questo verde. Non potremo mai fare questa missione. Launch codes, launch codes. Che ci mettiamo qua, sparando per qui. Molto bene. Molto. Ora come materiali dovremmo esserci. Oh, possiamo crearlo finalmente, questo bellissimo. Rebuke. Potremmo andare a fare questa missione, però per fare quella mi serve un veicolo. Oh, bene. Aspetta, non fare assolutamente. Un po' più di velocità. Per tempo che le costruisco le armi un po' più decenti. Abbiamo ancora una base da attivare, che è questa. Prezzo esorbitante. Alfa ha una sfida, potrebbe essere interessante. È bravo quello che mi interessa, però, per fare questa missione. Perché lui è un simpatico. Come si chiama? È un simpatico veicolo. Oxtro. Sì. Ah, giusto. Perché? Disengage. Non dovrebbe attaccarmi. Non dovrebbero attaccarmi per me. Alta support. Oh. Anche questo. Tu fai un male cane adesso. Hai un'arma secondaria che fa schifo. Non dovresti usarlo, ti capirò. No, non è vero che... Anche che ci provo. Non posso distruggere questa cosa. Scappato,
sostanzialmente dobbiamo aspettare che faccia questo. Andiamo verso la Launch Codes. Che Project Domo vuoi? Non ce la faranno mai a fare questa cosa. E poi, poi ci sta anche, eh. Perché ci devono sparare, non ho capito bene perché. C'è un cecchino da qualche parte che posso comprare? No, eh? No, eh? Posso reclutare, perdono. Ah, ma ci sono dei cecchini che posso reclutare. Questi qua? Mi serve un altro veicolo. Fatti contenti, molto bene. Abbiamo un nuovo reserve slab. Non che ci aiuti, eh? Abbiamo un cruise control. Giusto, abbiamo anche qualcuno che può diventare l'ottimo mutagen. Anche una silla che può diventare ottimo mutagen, però ne facciamo veramente poco. Allora Epsilon intanto si cerca di curare questi qua. L'altro support si piglia a bordo, così abbiamo, manca solo Delta. Abbiamo distrutto il distruggibile, potremmo acquistare questo per prendere altro material o prendere quelle altre reclute. Salva. Proviamo e buttiamoci nella mischia. Launch codes. Ci interessa il trading? Sì. Ma dobbiamo dargli i materiali per... Sì. Abbiamo più materiali, ma... Allora, piuttosto, Spangus e Alexander Musso stanno in panchina. Non so neanche perché in realtà potremmo anche farne meno. Ah, forse serve per prendere esperienza. Io ho letto sempre. Via, via.
Allora, questa missione qua si fa in maniera easy peasy. Abbiamo un civile. Facciamo salire qua dentro. E gli altri li facciamo salire qua dentro. Il problema è che qua comincia a salire, ecco. Quelli più lenti. I was born ready. Ne rimangono fuori due, lo sapevo. Scappate. L'armadillo non gli fa. È una sfida. Qualcuno pure. Dove arriviamo? Vabbè. Gli ha sparato. Niente. No, sei. Accidenti. Questo faceva male. Non gli ho fatto assolutamente niente. Taking offensive action. Tirano per fare niente. Accidenti. Stand back. This is going to be big. Ready to contribute. Mentre questo si prende un sacco di granate che non gli fanno assolutamente niente. Poi porteremo lo sprinto. Inizio un po' a preoccuparmi della salute dell'autoblindo, eh. Perché ci serve salvare anche gli altri. Com'è che adesso siamo imbottigliati, nessuno può scendere, eh? Tra l'altro se scendono non possono più risalire. È stata una grandiosa mossa. Johnson Godoy. Possiamo colpire qualcuno? Improbabile. È un po' più probabile, ma è comunque alquanto improbabile. La pelle Apollo. Tentare di andare di qua. Mi stacchi un braccio, mi fai una cortesia. Se gli togli la balestra, cura.
avresti dovuto togliergliela comunque. Disastro, un disastro, un vero disastro. Sei l'unico che può scendere. Si è beccato uno schifettato. Another fun day in hell. Un leggero danno all'arma. Opening fire. Va bene. Resolved a contradiction. Non può salire, non può fare niente. Comes online. Engaging. Mi ha staccato una ruota. E questi devono arrivarci da soli. Weapons activated. Non ci arrivi per un niente. Advancing. Let's blast them. Fagli male, per favore. Johnson. Smetti di qua, lui ti sparano da là. Scendere non puoi scendere. Non puoi controllare nessuno. Non puoi correre più di tanto, sono proprio messi male. Sotto c'è la sfida, ci aspetta. Aspetta, fai una cosa. Tu non sei messo benissimo, però... Per ora no. Serve a palmenare qualcuno? Sì. Rapid clearance. E facciamo il solito giochino. Non puoi colpirlo. Non puoi colpirlo. Non puoi colpirlo. E mi dici che potevi colpirlo quando in realtà non puoi credere di colpirlo? È abbastanza fastidioso se quando fai così, eh? Thank you.
lontano. Troppo lontano. Però forse con la più lontano riusciamo a farlo fuori con questo. Got a broken limb here. Ma se sono unico da potevo anche non ammazzare. Esci. Optimism of the will. From each according to their abilities. Malekan non mi rapesse. Questo tra l'altro il prossimo turno è morto. Devising strategy, escalating aggression, taking. Ah, yeah. Tu sei morto. Voi siete morti. Voi, Rico. E che quello là. Comes online. Sapevo io. Taking offensive. Allora. Baby face. Tira sullo scudo. Rapid clearance, stavolta ce lo dovresti fare. Da ammazzare. Caricatore. Scudarci. Ah, torna sul veicolo. L'ho lasciato giù. Ah, una di quelle pistole. Sarà. Spara Spire Drone. Io devo mantenermi lì sopra. Guardarli qua. E là là, ecco. Faccio saltare un braccio, non mi fa niente, eh?
Che fine ne è? Aia. Paralisi? Come paralisi? Che diamine di arma? Non sapevo che essere delle cospo con paralisi loro. Io non ho una crossbow, sono un diamine di pistola. Il problema è che lì questo va salvato in qualche maniera, come un antico vaso. Va portato in salvo. Catch me if you can. Ma le cose sono super. Peggio di come sarei aspettato. Il veicolo può anche andarsene. Oddio, andiamo così. Ah, poi anche la pistola paralizzante. Anche con lì l'esperienza. Bene, bene. Bene, abbiamo un nuovo alleato. We are proceeding with the debriefing of Ravi Chowdhury. It's going fine so far. Although there are Chowdhury's knowledge of the Indian nuclear program is essential to the plan. Hopefully we can convince him to servirà qualcuno che va, gli vada a proteggere in qualche maniera. Fox dovrebbe
cerca. Abbiamo un nuovo destino. Abbiamo proprio servire. Nuovo cecchino. Vai Oretta. Vai. Abbiamo un per due con proficiency. Ah, forse abbiamo bisogno di qualche cosa. Ho tentato. Construction complete. Dobbiamo distribuire bene. It has taken us decades. Randolph's grandfather wasn't the first to look into this ancient civilization. For centuries, humanity has delved into the past, following myths in the hopes of obtaining knowledge. Now, through your help, I have finally discovered the truth. It's still unclear how the ancients appeared. Maybe they evolved like us, or they arrived here from elsewhere in the galaxy. What I now know with absolute certainty is that, for millennia, Earth was theirs. They constructed large cities and massive factories, refineries, to provide them with advanced technology and endless energy. Things humanity has dreamed about. But even that didn't save them from invasion. It started like it did with us. A new virus that attacked the natural world, mutating everything it came in contact with. The mutated creatures methodically attacked every city, guided by the alien entity residing on Yugoth. By the time the ancients had made the connection, 9/10 of their world had fallen. That is when they devised the plan, a weapon of unimaginable proportions that would destroy the invader on a global scale in one blow. A bioengineered viral phage missile system.
The records I translated say the weapon was completed. I suspect it was launched, but in doing so, the Ancients purged not only the Pandorans, but themselves as well. I estimate that over 90% of all organic life on Earth was destroyed as a result. Now it is time for the Phoenix Project to pick up the pieces and take the fight to the Pandorans. I've helped you unlock all the puzzles of the Ancients. If we use the Virophage again, it must be better targeted to avoid our own extinction, along with the Pandorans. It's a desperate solution, but a proven one. Good luck, Phoenix. See you on the other side. No, boss, no. Research complete. No. Questo è il finale di Phoenix. Vanno a fare l'injector che ci farà odiare da tutti gli altri. Aspetta, ben costruito una marea di roba. Adesso gestire tutti questi team, eh? Cosa sono cose che c'è da ci vediamo alla prossima puntata. Sì, mi bene.